Venditalia 2014, altro volto nuovo da presentare agli amici di VendingTV.it e altri prodotti da andare a scoprire. Ci troviamo nello stand della Galbusera con Nicola Viale. Nicola Viale è il responsabile Italia per il canale Vending ed è la persona che tra poco dirà il suo nome, cognome, azienda, ma l'abbiamo detto, ma tu puoi ridirla, e funzione, spiegandoci che cosa presentano qui in questa quattro giorni milanese. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Viale, responsabile del canale Away From Home per Galbusera. Per la seconda edizione siamo presenti anche noi al Venditalia, direi con una gamma di prodotti molto ampia dedicata al settore. Galbusera entra da 2 anni in questo segmento con prodotti molto specifici che connotano l'azienda da sempre. In primis la gamma di prodotti senza glutine, quindi la gamma zero grano, 3 referenze dedicate, studiate per chi è intollerante al glutine o chi vuole evitare di mangiare prodotti col glutine. Oggi sono più di 600.000 le persone che sono intolleranti, ma oltre 2 milioni le persone che mangiano senza glutine, e vedo che anche nel vending la richiesta è fortissima, in crescita, ed è per noi sicuramente il cavallo di battaglia della gamma. Beh, io a favore della Galbusera e di tutta la gamma devo dire che in questi giorni, saltellando tra uno stand e l'altro, ci siamo fermati, abbiamo rubacchiato qualche prodotto, tu lo sai, perché ho detto vabbè, prendete questi qui, dai, vi posso offrire qualcosa. Ebbene, io immaginavo ci fosse poco gusto nei prodotti, contrariamente alle mie stesse aspettative ho scoperto che i vostri prodotti hanno un sapore che non hanno nulla da invidiare a quelli che il glutine all'interno ce l'hanno. Assolutamente no, e consideriamo il fatto che i nostri prodotti sono prodotti che normalmente conterrebbero il glutine, parlo di un wafer, un frollino, un cracker, quindi fare un prodotto buono come un prodotto con il glutine non è semplice. Galbusera ha iniziato a metà degli anni 80 e credo che si distingua proprio per la qualità che riesce alla fine a produrre. Non a caso è diventata leader nel segmento. Assolutamente, siamo leader nel segmento senza glutine. Non vorrei limitarmi a parlare del senza glutine perché non siamo ricordati solo per quello. Bene, allora parliamo di tutte le altre cose che presentate. Sicuramente la gamma più importante per noi nel canale del vending è la linea 3, quindi uno snack salato che si presenta in 2 varianti, classiche, cereali e rosmarino. Dopodiché probabilmente il prodotto più innovativo dell'azienda, che ci distingue negli ultimi anni, è la gamma di riso su riso, che si presenta in 3 varianti di cracker, classico, pomodoro e formaggio integrale con riso soffiato. E la grande novità, sempre a marchio riso su riso, è riso su riso sandwich, che sono 2 biscotti accoppiati, farciti con crema di riso latte, in variante gocce di cioccolato e frutti rossi. La linea Buoni Così, che è tutto il mondo dei senza zuccheri aggiunti, biscotti, frollini e wafer, e anche in questo caso la grandissima novità di quest'anno è Buoni Così Snack, ripieno alla frutta, albicocche e frutti rossi. Direi che ho coperto quasi la totalità della gamma. Hai coperto quasi tutta la gamma, ma non hai ancora parlato del percorso salute che è alle nostre spalle. Che cos'è il percorso salute? Il percorso salute è un nostro credo importante che l'azienda ha sposato da diversi anni. Sono sostanzialmente regole a cui noi ci atteniamo e sulle quali non vogliamo minimamente sgarrare. Quindi sono 3 mai e 3 sempre, li devo leggere perché non me li ricordo perfettamente. Quindi mai la presenza di OGM, mai grassi idrogenati e mai conservanti, coloranti ed emulsionanti chimici di sintesi. Per contro, sempre alta qualità degli ingredienti, controlli giornalieri della produzione e ricette studiate per un'alimentazione sana ed equilibrata. Questo sembra un qualcosa di scontato, però non tutte le aziende rispecchiano e rispettano questi regolamenti. Noi crediamo che anche nel canale vending possa davvero darci un valore aggiunto, perché oggi come oggi il consumatore è sempre più attento a quello che mangia. Nicola, voi ricordate tutto questo inserendo il bollino praticamente sul package di tutta la gamma dedicata alla distribuzione automatica, dandogli quindi risalto e importanza.
correttamente, esatto, perché vogliamo che il consumatore anche davanti allo scaffale del vending possa capire che cosa sta mangiando e quali criteri noi rispettiamo nel produrre i prodotti. Bene, e allora sei stato bravissimo, brevissimo e coerente rispetto a quelli che sono i tempi televisivi. Io non posso che ringraziarti e nel frattempo farti salutare gli amici di VendingTV.it che hanno conosciuto un volto nuovo questa volta, un volto che certamente andremo poi a rincontrare in altre circostanze successivamente. Nicola, say bye, come dico all'estero, dici ciao a tutti gli amici di VendingTV.it. Ciao a tutti e grazie, a presto. Grazie a te, amici, noi continuiamo perché sono ancora tantissime le novità da andare a documentare attraverso i nostri microfoni e le nostre telecamere. Fabio Russo continua qui a Venditalia 2014.